Salve a tutti ragazzi, bentornati in Bomber Crew. Allora, siamo tornati a casa per il rotto della cuffia l'ultima volta. Abbiamo fatto alcune missioni, ma qui abbiamo perso nuovamente l'aereo ed è una cosa un po' grave. Andiamo a fare questa missione perché vorrei cercare di migliorare l'aereo prima di passare alla missione grossa. Speravo di tenermi l'aereo base che avevamo, il Cosbus Mark 1, ma in realtà il Cosbus Mark 1 ha fatto una brutta fine. Con questo abbiamo una torretta ventrale, quindi siamo ben pronti per affrontare il nemico. Abbiamo anche Dade, che essendo comunque un gunner, non è un gunner, però insomma lo possiamo utilizzare per mettersi lì. Quello che ho notato è che il nemico tende a cambiare le tattiche con cui ingaggia, ed è una cosa molto positiva, perché significa che non puoi utilizzare sempre la stessa tattica e devi aspettarti che le cose cambino da un momento all'altro, e questo è un punto a favore di questo gioco, molto a favore. Oh oh, sistema elettrico che sta saltando. Dovrei aumentare la corazza in questo punto. Ah, un bel open door. Adesso tanto appena lo sistema vedrete che ci sarà un casino, tipo, ehi, ci sono caccia nemici in zona. Ecco, vedi, enemy fighter spotted on radar. Bombs away. Cambiamo posizione. No, andiamo subito a fare il recon. Dai, su ragazzi, che ce la possiamo fare. Intel photograph taken. Passiamo alla prossima. Abbiamo bisogno di tutti i soldi possibili e immaginabili, Madonna santa, ma quanti cazzo ci sono? Oh 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 oh. No! No! Kyle, vai subito ad aiutare. No, abbiamo perso il motore. Oh mio Dio! Questo non va bene. Questa è merda. Cazzo! Cazzo! No, 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 no. Giovine, torna immediatamente alla posizione. Dade. Dai, Kyle, che tu ce la puoi fare. Via, via di qui, via di qui. Mm-hmm.
Ok ragazzi, siamo nella merda più completa, lo sapete, vero? Se non lo sapete ve lo dico io. Mamma, mamma, mamma. Allora, abbiamo un problema grosso come una casa che si chiama motore. Oddio. Stiamo andando solamente con un motore in questo momento. Kyle sta combattendo. Allora, dobbiamo immediatamente scendere di quota. Via, 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 Madonna. Dade, 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 attiva quella maledetta cosa, su! Di un spotted landing, va bene. Il problema è che in tutto questo, dai, su, Dade, porca miseria, siamo messi veramente male. Allora, dov'è? Dov'è che l'hanno sputtato? Non c'è più? Ok. Dade, sopravvivi e sistema i motori, che siamo nella merda fino al collo. Merda è proprio la parola giusta. Stiamo andando solo su un motore e stiamo sprecando tanto, ma tanto carburante. Almeno i due motori interni dovrebbero funzionare. Pumpkins, intanto che tu vai a vedere qua un attimo. Porca miseria, stiamo consumando carburante come una cosa oscena. Approccio in Zeebrugge now. Stare ad alta quota ti dà dei benefici, ma anche dei malus, mica da ridere. Giovine, torna lì, fatti curare. Dade, nel frattempo, rientra nella sua bella postazione. Pumpkins, torni qua. Open door, select all. E andiamo a bombardare. Come se non ci fosse un domani. Andiamo in lean. Dobbiamo tenerci un po' di materiale. Ouch, ouch. Bombs away. Closed doors. Mamma, mamma, altri. Mamma, via, 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 via di qui che siamo immersi nella cacca pupù. Alta quota, poi Pumpkins rimane lì e va bene. Stiamo incominciando a finire il carburante e questo non è un bene. Grazie.
Questa quota non ci dovrebbero identificare. Cerchiamo di spostarci e di allontanarci dalla zona il più possibile. Dade, non servi più lì, quindi ci possiamo spostare avanti. Quando siamo più o meno nella zona facciamo un emergency dive e siamo a posto. Lean recharged, lean. Adesso che siamo più o meno in zona, emergency dive. Wow. Adesso incomincerai a vedere qualcosa di più, eh. Mi siamo messi a carburante, mamma. Una missione incasinata. Questa dicasi missione incasinata. Stiamo passando Londra, ma non siamo ancora arrivati a bassa quota. Lower gear. Incominciamo le manovre di atterraggio. L'ho proprio diretto giusto, giusto! Che culo! Abbiamo ancora 10 minuti di carburante, tecnicamente, se dovessimo giocare a tempo reale. Mamma mia, ragazzi, questa qui è stata brutta, eh. Mission result. Abbiamo rischiato di essere buttati giù un'altra volta. Tutto perché vuoi sempre fare qualcosa di più, no? Due foto abbiamo preso, ci ha dato un bel po' di dindi. Questo gruppo sembra resistere. È passato al sesto livello, Denim, wow. Quarto livello, Empty Pumpkins di Gunnery. Plimsoll? Cosa cavolo sono le Plimsoll? Lighter shoes allowing for faster movement. Vabbè, ma lui non mi serve in quel senso, quindi. Quindi a me non interessa, però headgear. An incredibly streamlined blue beret, stylish. Allora, io direi più che altro che devo fare delle migliorie. Perché, vabbè, mamma, solamente un motore è migliorato, il resto è tutto. Allora, il front deve essere messo con un armored fuselage. E anche il mid. Gun turrets, però quella dietro. Ah, troppo. Sistemi allora. Hydraulics. Lo miglioro. Ah, non possiamo, è troppo peso. Engines allora. Ok. Livery, vediamo l'ultima cosa prima di chiudere, banana yellow. Oh, questo qui. Questo mi piace molto di più, il banana yellow. È molto più in linea con un bus. Bene, ragazzi, adesso bando alle ciance, ci è andata fin troppo bene. La prossima partita è proprio questa, quella per passare. Alla prossima, ciao a tutti. E vediamo un attimo l'aereo dall'alto. Caruccio.